proprio, tutto è pronto come una tavola apparecchiata, imbandita, perché possiamo essere cibati, nutriti della parola di Dio. Rivolgiamoci alla scrittura e leggiamo questa mattina nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, dal versetto 1. Dice: dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapeva che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Amen. Accomodatevi pure, sorelle e fratelli. Dicevo, è un passo che sicuramente costituisce per noi una fonte preziosa per fare tante considerazioni utili, necessarie per la nostra vita. Abbiamo avuto modo, come dicevo qualche mese fa, di considerare la frase di Gesù di prendere il lettuccio, e quest'uomo che prima era portato dal lettuccio, poi era lui a portare il suo lettuccio. Un uomo che soffriva molto. Possiamo, credo, tutti noi immaginare, soltanto immaginare, lo stato di quest'uomo, la sofferenza di quest'uomo, la prospettiva che questa persona aveva. Infatti, dice il versetto 5, là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. E questo dice tutto: un uomo infermo da 38 anni, un uomo che non vedeva nessun cambiamento nella sua vita. Ma poi leggiamo nel versetto 6 che Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? La presenza di Gesù, la parola di Gesù e la volontà di operare di Gesù. E sappiamo che questo portò poi l'uomo a fare una confessione sincera. L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. E a questa affermazione Gesù disse qualcosa di meraviglioso, di potente, che segnò una svolta nella vita di quell'uomo, nella condizione nella quale quel paralitico si trovava, in quella che era la sua prospettiva, in quelli che erano i suoi sentimenti, in quelle che erano le sue paure, in quelle che erano le sue angosce. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Notate cosa disse Gesù, la parola fatta carne. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Nel considerare questa affermazione autorevole di Gesù, perché solo Gesù può dire questo, fratelli e sorelle, vorrei dare un titolo a questa affermazione: Gesù è colui che
ti rimette in piedi. Tu, come quest'uomo, forse non da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista spirituale, da un punto di vista morale, da un punto di vista coniugale, familiare, lavorativo, economico, sei a terra. E lì sei rimasto. Qualcuno e qualcosa ti ha atterrato, o come si suol dire, ti sei atterrato da solo, ti sei scavato la fossa da solo per degli errori che hai fatto, per delle scelte sbagliate, o perché, ripeto, altri ti hanno fatto del male, o perché le cose sono andate come sono andate, ma resta il fatto che in questo momento la tua vita, come la vita di quest'uomo, di questo paralitico, è a terra e non riesce ad alzarti, non riesce a cambiare le cose. Nessuno può e nessuno vuole aiutarti. Sei come quest'uomo a terra. Ma Gesù questa mattina vuole rimetterti in piedi. Gesù in questa frase pronunciò tre parole, mettendo in evidenza tre verbi: alzati, prendi, cammina. Notate, in una sola frase Gesù pronunciò questi imperativi, questi verbi: alzati, prendi e cammina. Gesù ti rimette in piedi perché questa mattina ti dice: alzati, prendi e cammina. Consideriamo, fratelli e sorelle, questa fase, questi tre verbi che troviamo. Innanzitutto Gesù, come disse a quest'uomo: alzati, si rivolge a te che sei a terra, che sei sdraiato, non hai più le forze, non sai più cosa fare, ti dice: alzati, alzati. Forse tu, come quest'uomo, ti domandi o pensi a ciò che ti ha atterrato: perché mi è capitato questo? Perché mi hanno fatto questo? Perché ho sbagliato in questo? Ma cosa serve considerare che cosa ci ha atterrati? Cambiano le cose? Se troviamo il colpevole che ci ha atterrato, se riusciamo a considerare la causa che ci ha atterrati, riusciamo a rialzarci? Troviamo forse consolazione? Troviamo forse conforto? O se, come quest'uomo, vediamo altri che sono nella nostra stessa condizione, troviamo conforto? Come si suol dire, mal comune mezzo gaudio? No, tutto questo non serve. Quello che ha valore è che Gesù si avvicina, che Gesù può ogni cosa e che Gesù questa mattina dice proprio a te, fratello, amico, a te, sorella, amica: alzati. È Gesù che ti dice: alzati. Non è un consiglio, non è un suggerimento, è un comando, come a dire: sono io che ti posso e ti voglio alzare da quella situazione nella quale ti trovi, da quando alla quale sei da tanto tempo e stai soffrendo in maniera particolare. Sei a terra, lì dove ti trovi. Sapete, una persona a terra è una persona delusa, è una persona amareggiata, è una persona forse anche arrabbiata con chi lo ha atterrato, forse arrabbiato con le circostanze che lo hanno atterrato. Una persona a terra è una persona senza forze, senza stimoli, senza entusiasmo. Se questo corrisponde alla tua condizione, questa mattina Gesù è colui che ti rialza. Notate, fratelli e sorelle, Gesù è l'unico che può rialzarci, e quando Gesù ci rialza, nessuno può impedirlo. Gesù è l'unico che questa mattina può e vuole rialzarti, e nessuno potrà
impedirglielo. Gesù è colui che rialza, ma Gesù è anche colui che dice: prendi il tuo lettuccio. Prima quest'uomo era portato dal lettuccio, prima era lui sopra al lettuccio, ora era lui a prendere il lettuccio, ad afferrare il lettuccio, a prendere il lettuccio. Prendi ciò che prima ti portava. Cioè, ma cosa vuol dire il lettuccio? Il lettuccio era il mezzo che trasportava quest'uomo, che portava quest'uomo. Che cosa rappresenta il lettuccio? Può rappresentare le circostanze che ti stanno portando via. Può rappresentare le prove, le avversità, le cattiverie degli altri che ti hanno travolto come un fiume in piena e ti stanno trascinando chissà dove. Può rappresentare il tuo scoraggiamento che sta avendo la meglio, che ti ha portato in una condizione di sconforto. Può rappresentare la paura che si è affacciata, magari all'inizio in punta di piedi nel tuo cuore, nella tua mente, ma si è fatta sempre più spazio fino ad arrivare a dominare la tua mente, i tuoi pensieri, il tuo cuore, i tuoi sentimenti. E ora non riesci più a dominare la paura del futuro, la paura delle circostanze, la paura di non farcela, la paura che ti capiti qualcosa di brutto, la paura che non farai una buona fine. E ti portano questi lettucci, e ti portano lontano, e ti portano nella valle della disperazione, e ti portano nel baratro della sofferenza, e ti portano nell'abisso della solitudine. I lettucci non ci portano da nessuna parte di buono, fratelli e sorelle. L'unico che ci conduce per verdeggianti paschi è il nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. L'unico che ci accompagna lungo le acque quiete è il nostro buon pastore. L'unico che ci ristora l'anima è il Signore Gesù, e lo fa non per i nostri meriti, ma per amore del suo nome. È Gesù. Lascia che sia Gesù a portare la tua vita. Prendi il tuo lettuccio, domina il tuo lettuccio, afferra il tuo lettuccio questa mattina. Porta ciò che ti portava, perché è Gesù che te lo comanda. Immaginate la scena che procurò indignazione in qualcuno, ma che portò tanti altri a credere in Gesù. E notate, quando quest'uomo prese il suo lettuccio e cominciò a camminare, qualcuno si adirò, qualcuno si rivolse a Gesù perché aveva creduto in lui, quest'uomo era stato guarito, ma soprattutto c'è un aspetto che è più importante, che a volte dimentichiamo: Gesù venne glorificato. Gesù venne innalzato, Gesù venne riconosciuto, Gesù venne adorato. Fratelli, sorelle, tutto quello che il Signore fa per noi è sì per il nostro bene, è sì perché noi possiamo testimoniare di Lui, ma innanzitutto è per la sua lode e gloria. Quest'uomo che cominciò a camminare col suo lettuccio, ma come? Lui era portato, ora è lui che porta. O possono gli altri vedere che da questa mattina sei tu a portare ciò che prima portava la tua vita, ciò che prima trasportava la tua vita, ciò che prima aveva avuto la meglio nella tua mente, nel tuo cuore, per la tua condotta, per le tue scelte, per la tua vita, per la tua casa, per la tua famiglia. Per l'intervento di Gesù, oggi sarai tu a portare le cose. E infine Gesù gli disse: cammina.
cammina. Perché quando Gesù ci rimette in piedi, noi ci alziamo. Quando Gesù ci rimette in piedi, noi prendiamo il nostro lettuccio. Quando Gesù ci rimette in piedi, noi possiamo camminare. Noi dobbiamo camminare. Cammina! Sembra quasi strana quest'ultima affermazione. Come tu, Gesù, che dici a quest'uomo di camminare? Ma non c'è bisogno di dirglielo. Non c'è bisogno di dirglielo. Ma quest'uomo, fratelli, non camminava da 38 anni. Gesù che ti dà un ulteriore stimolo. Quest'uomo doveva agire per fede, doveva alzarsi per fede, doveva prendere il suo lettuccio per fede e doveva camminare per fede. Quella che sembrerebbe la cosa più scontata, camminare dopo essere stati rimessi in piedi, dopo aver afferrato il lettuccio, scontata non è, perché serve un ulteriore passo di fede. Cammina. Cammina dove? Come? Con chi? Innanzitutto cammina insieme a Gesù. Perché uno potrebbe dire: come faccio a camminare? È vero, cammina, ma è generico, dove devo andare? Gesù non gli disse: cammina e vai verso casa tua, cammina e vai in piazza, cammina e vai nella sinagoga. No, cammina. Perché gli disse soltanto di camminare, non gli disse dove doveva andare? Perché, fratelli e sorelle, quando Gesù ci rimette in piedi, con noi cammina proprio Gesù. E Lui stesso ci dirà dove dobbiamo andare. È la nostra guida. Lui stesso sarà con noi nei momenti più difficili, perché anche se siamo stati rimessi in piedi, anche se tu verrai questa mattina rimessi in piedi, ricordati che poi il cammino sarà ancora difficile, sarà faticoso, ma ci sarà con te Gesù. Quest'uomo prima si spostava, ma era portato dagli uomini. Ora era Gesù che lo accompagnava. Dice l'apostolo Paolo: così come avete ricevuto Cristo, camminate insieme a Lui. Possiamo parafrasare: così come siete stati rimessi in piedi da Gesù, camminate ora insieme a Lui. Non importa dove, non importa se soli o in compagnia con gli altri, non importa se nel nostro cammino incontreremo ancora difficoltà, incontreremo ancora sofferenze, incontreremo ancora prove, momenti difficili, perché ora con noi c'è Gesù. Egli cammina al nostro fianco, è Gesù che fa la differenza. Tante volte la nostra vita passa per un tunnel buio, tante volte la nostra vita passa per una valle tenebrosa, per una grande tempesta, in una situazione difficilissima. Fratelli, sorelle, c'è Gesù con noi, è Lui che fa la differenza, Egli cammina al tuo fianco, Egli è colui che ti guida, Egli è colui che ti protegge, Egli è colui che provvede, Egli è colui che ti fortifica, è Gesù con te che ti ha rimesso in piedi che farà la differenza. E infine ci riceverà in gloria, ci accompagnerà in gloria, ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Tutto perché il Signore è il nostro buon pastore ed Egli ci riceverà in gloria. Sei a terra da un punto di vista spirituale, fisico, familiare, coniugale, economico, lavorativo? Forse sei a terra per quanto riguarda i tuoi sentimenti, le tue paure, i tuoi pensieri, le tue angosce, le situazioni che stai vivendo?
delle decisioni che devi prendere, dei problemi che devi affrontare, Gesù questa mattina è colui che ti rimette in piedi. Gesù mise in piedi quest'uomo con la sua parola. Gesù questa mattina ha parlato al tuo cuore. Credi con tutto il cuore in Lui, credi con tutto il cuore nella Sua opera, agisci per fede alla Sua parola ed Egli ti rimetterà in piedi. Vogliamo alzarci, fratelli e sorelle?